in campo dopo pochi giorni, primo di due impegni, abbiamo detto già da tempo, fondamentali per la salvezza Pellegrini. Sì, una partita importante, importantissima come pure per loro. Quindi domani dobbiamo fare qualcosa di più rispetto a quello che abbiamo fatto adesso, perché la vittoria manca dalla prima giornata, vuol dire che dobbiamo cercare di fare di più, nonostante le difficoltà, perché comunque anche domani avremo qualche difficoltà nell'allestire una formazione. Però questo non ci deve abbattere, dobbiamo cercare di, in tutti i modi, di sfruttare il turno casalingo, che poi ne saranno due, e cercare il massimo del risultato, perché fare il massimo dei risultati, del risultato tra due settimane potremmo avere una classifica molto diversa e forse più consona a quello che abbiamo fatto. Quando dici qualcosa di più, vedendo anche la reazione della squadra che c'è stata a Reggio Emilia, faccio ancora i complimenti. Grazie. Cosa intendi? Cosa ti aspetti? Ma qualcosa in più nelle attenzioni, perché è evidente che una partita giocata poi dopo, subito dopo il 2-0, in quel modo ti lascia un po' la mare in bocca, perché la partita si poteva anche vincere. E quindi significa che noi i 20 minuti che abbiamo sbagliato, là dobbiamo stare più accorti, più attenti, e cercare di non subire in quel modo. Quindi significa che se noi facciamo attenzione di più, forse il risultato può arrivare anche quello pieno. Vedendo anche la forza degli avversari, la Fermana, vedendo anche l'andamento che hanno avuto finora, hanno già cambiato la guida tecnica, domani dai tuoi cosa ti aspetti? Determinazione, temperamento, quello che ho visto poi, come abbiamo già detto dal secondo gol in poi di Reggio, sicuramente noi incontriamo una squadra che non merita quel tipo di classifica, perché secondo me negli uomini è una squadra importante, ha dei giocatori che da tempo sono in categoria, una squadra tignosa e non sarà una partita semplice. E quindi, siccome noi ci giochiamo molto, dobbiamo essere molto freddi con la testa e, come ho detto l'altra volta, molto caldi con i piedi, perché solo così dobbiamo essere razionali, stare sempre bene in mezzo al campo e quando abbiamo l'opportunità di ammazzare l'avversario. Però è arrivato anche un problema piacevole, Zamparo Gerardi lì davanti e si è scoperto nel corso della stagione anche Ventola. Sì, ma Ventola noi l'abbiamo preso perché sapevamo il suo valore, al di là che ci può dare una mano nelle quote, no? Essendo un 2000. Sta crescendo molto, sicuramente un giocatore che viene dalle giovanili, poi quando si confronta con queste realtà non è sempre semplice, infatti lui all'inizio ha avuto delle difficoltà, adesso si è fatto trovare pronto e questa è la cosa più importante per un tecnico, come pure stanno crescendo gli altri. Quindi abbiamo una freccia in più nell'arco, al di là del fatto della quota, ma possiamo contare anche su un altro giocatore lì davanti. Determinazione o temperamento, se avete questi personaggi così, che non siano mai mancati tutto sommato, cioè, invece mi sembra di notare, abbiamo una certa qualità, qualche carenza anche tattica o di tecnica, insomma, cioè, 5-0. Sì, però io non parlerei di tattica, perché i gol che abbiamo preso ci sono errori del singolo che purtroppo ci stanno, quando io parlo che dobbiamo fare di più in quelle situazioni, in quelle circostanze dobbiamo essere più attenti, dobbiamo essere più svegli. Cosa? No, ma sai, quando tu sei in marcatura e scivoli e ti fai sovrastare dall'avversario è più una mancanza di attenzione, secondo me, o di leggerezza. Quindi dobbiamo essere più svegli su queste situazioni, sui duelli. Sui duelli dobbiamo essere più attenti, perché comunque dall'altra parte
troviamo sempre dei giocatori importanti che hanno delle esperienze in questi campionati e che al primo errore ti puniscono, quindi noi dobbiamo fare in modo che gli errori devono essere molto molto limitati e quindi ogni qualvolta che noi facciamo questo tipo di errori veniamo puniti, perché poi nel mezzo non siamo nemmeno fortunati, perché in una mezza situazione ci puniscono subito, e quindi vuol dire che tutti quanti noi, sia il singolo che la squadra, sia il reparto, deve fare molto più attenzione quando non è in possesso di palla. Tanti, loro fuori hanno Angelo Persa, che è stato espulso giovedì contro la Cristina. Volevo sapere Ferragni, Arlocchi o Arrasti come stanno. Allora, Persi è un 98, è un ottimo giocatore, che poi anche a Modena ha fatto proprio lui gol, solo che loro hanno altri giocatori che possono giocare lì in mezzo, che sono comunque, cioè io reputo la Fermana una rosa importante. Tante volte che l'anno scorso hanno fatto benissimo, poi davanti hanno giocatori veramente che possono mettere in crisi tutti, parlo di Baci Terracino, di D'Angelo, di Liguori, sono giocatori rapidi, veloci, quindi bisogna come otto dietro, sono giocatori importanti e ripeto, secondo me il punteggio non rispecchia la squadra. E noi invece abbiamo questi acciaccati che, come hai detto, Ferrani, Arlotti, lo stesso Kenneth, che non sono al 100%, quindi dobbiamo valutare anche il loro inserimento dall'inizio oppure durante la partita. Chi? Cozzari e Finizio, che è squalificato. No, stamattina ha fatto poco, però l'ho visto un attimo in difficoltà. Vediamo, ci sono 24 ore ancora, ad oggi no. Ad oggi meglio, non è al 100%, però meglio. Come pure Kenneth. Ma anche mercoledì abbiamo avuto lo stesso problema, abbiamo dovuto adattare Nava a Picasso centrali, quindi abbiamo dovuto fare un po' di adattamento e dobbiamo fare di necessità virtù, quindi Silvestri sì. Ma Silvestri non ha giocato mercoledì perché è diffidato, quindi poi aveva bisogno un po' di riposo, visto che dovevamo giocare domenica, mercoledì, domenica, quindi abbiamo fatto una scelta per cercare di mettere un giocatore più fresco, tra virgolette, e conservarci pure la quota, perché comunque per noi è importante. Oggi, adesso sì. Vediamo tra Arlotti e Mancini. Arlotti e Mancini, vediamo. Adesso non lo so, perché devo parlare un po' con quelli che sono acciaccati. In base a quello poi modifichiamo qualcosa, ma questo può essere sia subito che durante la partita. Vedete che quando noi abbiamo delle difficoltà oppure dobbiamo cercare di offendere, cambiamo. Quindi io non mi faccio il problema, al di là degli uomini che vanno in mezzo al campo, perché considero certo e normale che tra Ferrani e Oleana ci sono anni di differenza, esperienze differenze, però sia Oleana che Ferrani fanno parte del Rimini, fanno parte di questa squadra, quindi li dobbiamo considerare sotto certi aspetti uguali. Il sistema però è stato il 5-2? Penso di sì. Il campo come l'hai visto? Male, malissimo. È un campo che non ci permette, io quando dico le cose non le dico tanto per piangeria, ma lo dico per dati di fatto. Avete visto tutti la partita che abbiamo comunque condotto a Reggio, su un terreno di gioco spettacolare, dove giocatori come Palma, come Candido, giocatori che sanno giocare e la loro forza e la tecnica, hanno fatto molto meglio rispetto agli ultimi turni casalinghi. Purtroppo il nostro campo non ci permette di fare certe cose, ci dobbiamo adattare, non ci dobbiamo piangere addosso, però se mi fate la domanda, il terreno di gioco del nostro campo com'è? Non è adatto per giocare a calcio. Ma meglio non
Ma un po' più tirato, però siamo lì, dai. I lavori li fa il comune o la rivendica? Ma mi fate una domanda che io non posso sapere, cioè, non lo so, non lo so. Peccato, peccato, perché cioè, domani noi comunque dobbiamo vendere cara la pelle, però sinceramente, ma per tutti, pure per gli avversari, per i tifosi che vogliono vedere comunque vedere delle giocate, si fa fatica, da sopra magari si vede solo il colore, non si dà peso all'aderenza, perché c'è un'aderenza un po' particolare, i rimbalzi sono diversi. Non è facile. La fermata non gioca nemmeno di riposo, perché se lunedì sì. Si possa cambiare qualcosa. Ma da quello che ho visto nelle formazioni sia lunedì che giovedì ha cambiato in due o tre elementi. Quindi poi ce n'è uno forzato, che c'è la squalifica di Persia. Quindi sicuramente ci sarà qualche cambiamento e mi aspetto pure un cambiamento tattico, perché l'allenatore è uno bravo che ci è venuto spesso a vedere, ci conosce, quindi voglio dire sicuramente farà delle contromosse. Io mi auguro, al di là delle contromosse avversarie, che noi sappiamo fare il nostro e poi vedremo chi alla fine riuscirà a risultare. Quindi pensi che cambierà il 4-2-3-1? Ah, ci può stare. Va bene? Ok, grazie.